sfratti bloccati, una proposta per riqualificare l'intera zona di Via Longo, un progetto che saranno proprio i cittadini a decidere. Questo in sintesi quanto è venuto fuori da questo incontro con il commissario. Paola Cardelli, felicissima. Sì, sono veramente contenta, è andata benissimo, sono veramente soddisfatta. La proposta del dottor Mazzocca è stata una proposta recepita dal commissario, il quale al breve insomma, prenderà le sue soluzioni, quindi la sua risoluzione. Comunque lui ha detto che a breve farà un comunicato proprio sulla questione di Via Longo. Possiamo dire, io posso già dire che, che il progetto dell'housing è archiviato e qui sarà tutto in itinere, un nuovo progetto di riqualificazione dove gli abitanti saranno chiamati anche a partecipare. È un progetto che manterrà intatta la destinazione ERP dell'area. Insomma, quello che meglio, io penso che meglio di così non sarebbe potuto andare. Dopo Pasqua un'altra assemblea a cui parteciperà anche Mazzocca e probabilmente anche il preside della facoltà di architettura. Sì, stavamo pensando appunto di organizzare un'assemblea innanzitutto per festeggiare questo primo, questo primo step positivo e quindi anche cominciare una concertazione appunto insieme al preside della facoltà di architettura, il dottor Mazzocca, con gli abitanti di Via Longo e tutti i cittadini di Teramani che eventualmente volessero partecipare, perché noi faremo un invito rivolto a tutta la popolazione, non sarà una seduta di setta, assolutamente. Trascorrerete finalmente una buona Pasqua. Una buona Pasqua agli inquilini di Via Longo, che veramente sono 6 anni che non sapevano che fine potessero fare, finalmente almeno sanno che almeno per i prossimi 3 mesi probabilmente rimarranno lì.